Bentrovati amici, eccoci l'informazione di Telebrea sul canale 178. Avete visto come sono le previsioni? Ieri allerta giallo, doveva diluviare per tutto il giorno, manco una goccia d'acqua, almeno per quanto riguarda Ragusa e buona parte della provincia. Le previsioni sono così. È bene guardarsi e dire, ah, attenzione, c'è, però poi diciamo al 50%, forse anche un po' meno, non succede nulla, però come si guardao si salvao, dicevano gli antichi. Ma chi si deve salvare in questo momento sono quelli che hanno vinto le elezioni, e come sempre accade, le coalizioni hanno tante cose da spiegare dopo, perché infatti fin quando c'è da mettersi in campo, andare a cercare i voti, sono tutti amici. Quando poi si arriva alla vittoria bisogna, volgarmente si dice, spartirsi le poltrone, e lì accadono i primi problemi. Allora stanno accadendo, pensate un po', intanto alla regione siciliana. C'è il caso Tamaio, il caso Turano, l'assessore Amata, ci sono tante di quelle cose che non sembra vadano bene, e quindi Schifani è costretto a barcamenarsi. Intanto sappiamo che Forza Italia, il suo partito, non è più un partito vero e proprio, mancano i leader in Sicilia, e quindi già il presidente ha le sue difficoltà, ma le sue difficoltà fanno sì che, escluso l'ordinaria amministrazione, forse anche qualcosa di straordinario se c'è l'alluvione o cose del genere, a Palermo non si fa. Non abbiamo notizie da almeno un mese e mezzo, di cose fatte. Come voi sapete, si è detto che a Palermo hanno lavorato da ottobre praticamente 8 ore al mese, che insomma sono pochine anche per lo stipendio che prendono, insomma onestamente 8 ore al mese sembrano poche. Sta accadendo la stessa cosa a Catania. Oh, a Catania ha vinto l'altro ieri Trantino, eppure già ci sono questioni con la Lega, perché all'inizio tutti sono pronti a dire ci mettiamo tutti insieme, ma poi ora allora è arrivato Salvini, oggi è andato a parlare con Trantino, non abbiamo dichiarazioni perché Salvini non ha detto assolutamente nulla, però neanche sono stati eletti e già hanno confusione. Che cosa vi devo dire? La stessa cosa però sta accadendo anche a Ragusa, non è lo stesso, perché il sindaco di Ragusa può contare su una maggioranza bulgara, e quindi alla fine potrebbe uscire fuori da questa storia anche facendo un po' il despota, ma mandando tutti a quel paese, e potrebbe sempre governare senza il minimo problema. Cosa sta accadendo? Allora, intanto c'è la questione del sindaco e del vice sindaco. Chi vuole fare il vice sindaco? Allora, nella giornata della celebrazione dell'insediamento, del reinsediamento, nella conferenza stampa, se vi ricordate, c'era al centro Peppe Cassini, di lato Giovanni Iacono, e dall'altra parte Giorgio Massari. Questi sono i due che potrebbero aspirare a diventare certamente vice sindaco, però se quello diventa vice sindaco poi ce l'ha un altro uomo. Io ieri vi ho detto che circolano molto alcune voci, alcuni nomi, per esempio D'Asta potrebbe fare l'assessore, Katia Pasta potrebbe fare l'assessore, si è parlato anche di Simone Di Grandi che potrebbe fare l'assessore. Invece si dice che potrebbe non fare l'assessore Saverio Buscemi, l'uomo del movimento De Luca per Cassì, perché già l'avevamo sentito dire questa cosa, non sappiamo le motivazioni, però pare che Saverio Buscemi potrebbe uscire fuori dalla giunta ancora prima che ci entrasse, insomma sarebbe quasi un record. Lì però bisognerà capire che cosa è accaduto. È una motivazione personale, se è vero che Buscemi va via, se è vero
È una motivazione personale, dice c'è troppo da fare, poi il sindaco ha detto che ci vuole tempo pieno, a chi è rivolta questa cosa, allora se lui decidesse di andarsene, sarebbe, cioè di non fare l'assessore e restare consigliere, sarebbe una sua scelta. Se invece qualcuno dice no, te ne devi andare perché non ti vogliamo, insomma, la cosa sarebbe certamente da valutare. Tra l'altro dobbiamo dire che una cosa importante da ricordare a tutti è che il movimento di Cateno De Luca aveva detto chiaramente che sarebbe entrato in giunta solo se avesse avuto un ruolo di rilievo, cioè un assessorato pesante. Ti immagini, se ti mettono a fare l'assessore ai servizi cimiteriali, a che cosa serve? Quindi Saverio Buscema, da me contattato, ha detto non dico niente, non è niente ancora, è presto, dobbiamo aspettare. Quindi io lo do con molti punti interrogativi, però la notizia è questa, no, non c'è dubbio, quindi la situazione è abbastanza confusa, perché vi ricordo tra l'altro che ancora non c'è stata la proclamazione ufficiale, non che ci siano dubbi con questi numeri certamente, ma non c'è stata la proclamazione ufficiale degli eletti perché c'è la sezione centrale che sta facendo dei controlli. Probabilmente qualcuno ha chiesto dei controlli e bisogna vedere che cosa accade, no? Se c'è qualche numero sbagliato, potrebbero cambiare delle cose, quindi si stanno facendo questi conteggi. Però in giunta, cioè per la giunta ancora si discute, vedremo dove si va a finire. Oggi c'è stata questa notizia, cambiamo argomento, questa notizia del sequestro dei traghetti a Palermo, scusate, a Messina, non a Palermo, che c'è. A Messina hanno sequestrato i traghetti, allora meno male che non hanno sequestrato i traghetti, quelli che vanno da Villa San Giovanni a Messina, perché se avessero sequestrato quelli davvero saremmo rimasti chiusi nella nostra isola. Tra l'altro dobbiamo dire che la faccenda ponte sta andando avanti, ma tutti sappiamo che 6 o 7 anni ci vogliono. Tra l'altro gli ambientalisti sono molto critici, dicono che sarà chiuso un giorno su 8 per motivi del vento, le navi più grandi non possono passare, insomma gli ambientalisti stanno facendo una grande battaglia, e gli ambientalisti secondo me sono pericolosi in queste cose, cioè riescono anche a fare a creare dei muri, dei blocchi incredibili, quindi non è detto che qualcuno possa incominciare a fare una protesta, ci sono dei comitati no ponte, però fino ad ora l'oro che luccica, i 13-14 miliardi di euro da spendere, fanno venire la voglia a tutti. Però il concetto è: se bloccassero i traghetti, noi come faremmo ad andare via? Ecco, questi sono i traghetti però per Ustica e per Milazzo, non è stato il problema di Villa San Giovanni. Sono dei problemi molto gravi. Noi stiamo qui a guardare le nostre cose, però c'è sempre quello che accade in fin dei conti a un po' di chilometri da noi, un paio di migliaia, parliamo della Ucraina. Oggi c'è stata una notizia molto particolare, quella appunto della diga che è stata in qualche modo sabotata, non sappiamo bene se interna o una cosa russa o ucraina, è stato davvero terrorismo o non lo è stato. Certo è che buona parte di quel territorio si è allagato e ora ci sono anche i problemi per l'energia elettrica. Allora, vediamo questo brevissimo servizio su quello che è accaduto oggi e ieri in Ucraina e poi parleremo proprio dell'Ucraina con un ospite in studio. Vediamo. L'esercito ucraino ha dichiarato che le forze d'occupazione russe hanno fatto saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka a monte del Dnepr nell'area di Kherson e dal bacino è iniziata la fuoriuscita incontrollata di acqua. C'è anche un allarme ecologico, almeno 150 tonnellate di lubrificante per macchine sono finite nel fiume Dnipro. Mosca incolpa Kiev dell'esplosione, questo atto terroristico è un segnale del panico del regime di Putin, ribatte l'intelligence ucraina. L'intervista di questa sera, possiamo dire, va oltre i nostri confini, non è un'intervista
politica locale, non parliamo della nostra città o della nostra provincia, ma addirittura parliamo della guerra tra l'Ucraina e la Russia, o tra la Russia e l'Ucraina, come volete dire voi. Con noi c'è il professor Mikhailenko, che ieri sera, vedrete le immagini, ha tenuto una conferenza stampa, una conferenza al Centro Feliciano Rossitto. Sì. Il tema in pratica era le ragioni di questo conflitto fra la Russia e l'Ucraina. Intanto, professore parla bene italiano. Come mai lei parla così bene italiano? Non parlo così bene. Se io parlassi così bene il russo. Capisco. Quindi sì. Hai studiato italiano? Sì, ho studiato 3 settimane. E poi l'hai imparato? All'università per stranieri a Perugia. E poi hai imparato col tempo? No, sono storico e così proprio ho studiato i documenti diplomatici italiani e proprio mi ha aiutato tanto. Perfetto. Allora, professore, c'è una guerra da 1 anno e 3 mesi, 4 mesi. Una guerra che forse in Russia si aspettavano, in Russia e in Ucraina se l'aspettavano prima che scoppiasse ufficialmente a febbraio? No, io penso che in realtà non abbiamo aspettato che sarà la guerra. Mia opinione è che anche non è stato pronto Putin e non è stato pronto anche i nostri politici. Pensavano che l'Ucraina è pronta di riunirsi con la Russia durante 3 giorni. Loro pensavano che la Russia avrebbe vinto in 3 giorni. Sì, ma questo è successo così dopo la scissione. Nel 91 era la scissione dell'impero russo, posso dire impero sovietico. Nel 1991, dopo 91, la caduta del muro, si è spezzettato l'impero russo. E proprio sono stati organizzati nuovi stati indipendenti, i quali hanno costruito la propria identità e proprio lo Stato nazionale, anche come Ucraina, come i paesi dell'Asia centrale. Ma in realtà, se parlare sul mio paese, sulla Russia, solo in breve periodo, da 91 a 93 più o meno, c'era la discussione di costruire la Russia come lo Stato nazionale, molto etnico, ma nazionale, dove sarà il cittadino difendendo dalla Costituzione, eccetera. Ma dopo, più o meno da 93-94, non appoggiava anche il popolo e prima di tutto elite politiche, hanno cominciato a pensare nel modo impero. Il vecchio imperialismo russo, diciamo. Sì, imperialismo. Cioè fare questo grande impero mettendo insieme tutte quelle repubbliche che c'erano. Sì, quelle. Sì, e anche così proprio occupava l'idea di riunire, non l'Unione Sovietica, ma riunire l'impero russo. E così se parlare l'impero russo dello zar è probabile che anche nuovo, per esempio come se per esempio dopo la scissione di Austro-Ungheria qualcuno ha cominciato a ricostruire impero austro e l'Ucraina ungherese. L'Ucraina cos'era? Ucraina, proprio elite ucraina e il popolo ucraino hanno cominciato a costruire lo Stato indipendente, lo Stato borghese. Però l'Ucraina è sempre stata al cuore della Russia, o mi sbaglio? No, storicamente la storia è molto lunga e così proprio se parliamo sulla storia deve essere il discorso lunghissimo, perché non ce l'abbiamo sto tempo. Sì, qualche volta le terre ucraine sono state vicino da Polonia oppure negli altri campi, poi con la Russia, ma in realtà quando c'è la scissione dell'impero si comincia, costruiscono gli stati indipendenti e cercano la propria identità.
e l'Ucraina ha un'identità, sì, di una lingua. Ucraina, c'è una lingua, c'è una cultura, proprio c'è l'economia, l'intelligenza, eccetera, eccetera. Così proprio... Professore, questa guerra però è iniziata 10 anni fa praticamente. C'è stato la Crimea era, sì, Ucraina, però i russi l'hanno sempre considerata loro. Sì. Per esempio, se parliamo storicamente, da dove questa terra o questa terra, eccetera, questo sarà una lunga, anche un lungo discorso, perché Crimea prima è stata greca. Poi araba, turchi di Crimea, sì, poi anche Inghilterra e Francia volevano prendere, eccetera, eccetera, così il discorso molto lungo. Però la Crimea era Ucraina, poi la Russia... Crimea è stata Ucraina durante gli anni 50 del secolo 900, sì, perché? Perché è stato più comodo nel modo economico. Nessuno non pensava che sarà la scissione dell'Unione Sovietica. Così, per esempio, se parliamo così a chi queste terre, possiamo anche parlare sull'Asia centrale. Grande pezzo di terra russa è stata andata, data ai casacchi. Ai cosacchi, sì. Certo. Così, proprio... Quando succede la scissione dell'impero, è possibile cominciare le guerre dappertutto. Certo. Perché... Professore, una cosa, perché Putin dice che gli ucraini sono nazisti? Questo è comodo. È comodo. È comodo. È comodo parlare così, ma in Ucraina in realtà ci sono nazisti, ma anche ci sono in Russia. Ci sono negli altri paesi. Cioè lui usa questo termine per giustificare questa invasione. Ma sì, in verità era solo una questione territoriale, economica, oppure anche questa voglia di rifare l'impero senza preoccuparsi di quanti morti ci sarebbero stati? Ci sono diverse ragioni. C'è sempre l'economia che conta, no? Non solo l'economia. Putin già... più di 20 anni come presidente, qualcuno dice che è dittatore, sì, ma è chiaro che il potere è autoritario, questo senza dubbio, nessuno non può discutere su questo argomento. E Putin come politico pensa di entrare nella storia come Pietro Grande. Come lo zar. Come lo zar, come Pietro Grande, come Ekaterina Grande, i quali hanno allargato lo spazio territoriale. E anche lui pensava così. Proprio, cioè di fare la Grande Russia. Grande Russia, sì. Che va da Vladivostok, sì, sì, a Kiev. C'è il pensiero impero. Così non costruiamo la Russia come lo Stato nazionale, con le riforme, lo Stato il quale modernizza la propria economia, politica, istituti, eccetera, ma come più piccolo, ma impero, impero, il quale vuole allargarsi. Ci vuole fare l'impero. Sì. E ora però i russi che pensano? Perché ci sono decine e decine di migliaia di morti. L'economia credo che sia, come l'abbiamo noi, in difficoltà, l'avranno loro. I russi possono parlare, possono dire cosa pensano o no? No, in realtà, per esempio, io penso che come errore o colpa di Putin più grave, che adesso è tornata la paura. È tornata la paura come nel periodo di Stalin. E così proprio... Cioè la paura uno non parla perché... Sì, funziona grande propaganda, ma alle spalle di propaganda c'è qualcuno con baionette. Con un coltello nella... Sì, e così proprio qualcuno appoggia, ma chi non appoggia è zitto, perché... Meglio che sta zitto. È pericoloso di parlare. È pericoloso, però si avverte
dal punto di vista economico il disagio in Russia? Io sono stato in Russia diverse volte, l'ho vista crescere, ma questi anni che sta succedendo? No, l'economia russa è cresciuta tantissimo nell'inizio di 2000, quando sì. i prezzi per petrolio sono stati grandissimi, sì, così proprio tantissimi soldi per investire nell'economia. Adesso vorrei dire che l'economia è, come, è fermata un po', ma ancora c'è il riservo. La riserva. Sì, c'è riserva e così non posso dire che l'economia è proprio giù. Cade, ma se le sanzioni si continuano, io penso che tra un anno per noi sarà molto sensibile. E allora scusi professore, quindi lei teme che la guerra durerà un altro anno almeno? Teme, ha paura, diciamo. Sì, sì, senza dubbio ho paura che la guerra può continuare, perché io non credo che in un momento il cervello di dei due si cambia, e proprio io non vedo chi può arrivare per cambiare la politica. Rifiutarsi dal concetto impero. Io non so chi può. L'unica cosa, io penso che possono venire qualcuno pragmatici. Oggi c'è il Papa, cioè l'emissario del Papa a Kiev a parlare con Zelensky, poi sì, andrà a Mosca. Ma io non credo non che basta. Il Papa può influire tantissimo. Forse ci vuole la Russia e la Cina. Sì, perché la Chiesa ortodossa è molto separata dal mondo ed è molto vicina a Putin, sì. Mi pare. Assolutamente. 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 Perché vicino. La Chiesa russa è stata rinnovata nel periodo di Seconda Guerra Mondiale da parte di Stalin. E proprio da questo periodo è stato molto vicino dallo Stato. Molto vicino alla Russia. Sì. E quindi a questo punto dobbiamo preoccuparci perché c'è. Però, e qui andiamo a chiudere, professore, con due. Però abbiamo visto che in Russia è tornata anche la paura della guerra, perché c'è una piccola parte della Russia che è stata attaccata. Quindi cosa ne pensano i russi? Alla fine si sta meglio in pace, no? È difficile rispondere, sì, è difficile, sì. Senta, professore, lei viene da Ekaterinburg, è una città che ha una storia, perché è la città dove in pratica poi fu distrutta la famiglia Romanov, no? Quindi la famiglia dello zar in quella sottoscala famoso. Sì. Ma ad Ekaterinburg questa cosa si ricorda? Cioè, oppure queste cose stanno andando via? No, ci ricordiamo, c'è una grande chiesa sul posto dove è stato ucciso lo zar, poi anche sempre viaggio turistico nel posto dove è successo il fatto. Sì, sì, è così. No. Io sono stato a San Pietroburgo, sì. La tomba dei Romanov sì. È visitatissima. No, senza dubbio. Sì. Ecco, come i russi cosa pensano oggi dello zar, praticamente 100 anni dopo? Uomo abitudine, penso che è la storia. È la storia. È la storia. Lei mi ha detto che è un esperto del fascismo italiano. Sì. I russi, cosa pensa del fascismo italiano? Che cosa penso io? Cosa pensa per lei? Esempio. No, cosa pensa un russo del fascismo sì. italiano? No, quando nel nostro paese, oppure c'è un ricercatore americano il quale dice che in Russia c'è il fascismo, io dico che no. Come storico del fascismo io capisco bene che c'è ideologia, c'è il programma, ci sono gli istituti, eccetera, eccetera. Così proprio il nostro regime è il regime illiberale, autoritario. Illiberale autoritario. Autoritario, sì.
che non ha a che fare con il fascismo. Ma che cosa noi pensiamo? Come la storia. E basta. Come la storia. C'è un pezzo di storia, fa sì, parte pezzo della di storia della Russia sì. E basta. Professore, quello che ci preoccupa è quello che ha detto lei, che forse non è una cosa che finisce presto, ci vorrà ancora un po' di tempo, questa guerra. Io penso che, ma guerra finisce, non deve finire. Continuarsi sempre. È più importante per noi, per la Russia, di, come io penso, organizzare qualche nuovo convegno, nuovo Helsinki, per organizzare nuova sistema di sicurezza in Europa. Io penso tipo Yalta degli anni passati, tipo sì. L'incontro di Yalta. Sì. Professore, come si dice? No, grazie. Come si dice? Spasibo. Spasibo e poi uno risponde, no? Facialusta. Facialusta. Grazie allora al professore Michailenko, è stata una bella chiacchierata. Purtroppo, ecco, della Russia ancora ci sarebbe tanto da dire. Speriamo di poter smettere di parlare di guerra. Grazie professore, andiamo avanti al telegiornale. Grazie a lei. Ringrazio il professore perché ci ha dato un quadro della situazione che, come vedete, è politico, ma dentro ci sono anche dei retroscena che fanno riferimento al modo di pensare degli ucraini, dei russi, e ai russi a molti, si è capito, piace questa ricostruzione del vecchio, diciamo, impero, perché la grande madre Russia piace a molti, ma poi ci sono tante altre persone che dicono quei tempi sono passati, è meglio che viviamo con quello che abbiamo oggi. Io, ripeto, sono stato più volte in Russia, Mosca e San Pietroburgo, non sono andato in giro, però vi devo dire che sono due bellissime città, San Pietroburgo è splendida, Mosca, vi posso dire che è una città luminosa, con tantissimi negozi, almeno questo qualche anno fa, ora durante la guerra certo non ci sono stato. Ed è veramente un peccato che paesi dove il turismo sarebbe come è stato, perché il turismo è stato per la Russia un incoming, ci sono andate tantissime persone, pensate, avevamo un volo diretto da Catania, se ricordate, ai tempi della Winget, faceva diretto un Catania-San Pietroburgo, 4 ore di volo, ed era sempre pieno, perché venivano tanti russi che venivano da noi, spendevano i soldi, tutti eravamo contenti, invece ora in questa situazione così difficile, effettivamente, vabbè. A proposito di turismo, però poi si deve congeniare con chi abita in certi posti. Allora, Comibleo, il comitato Ibleo che ogni tanto si sveglia, chi è Comibleo? Sono delle persone, loro dicono sono tanti, ma sono un po' di persone che vivono a Ibla e vorrebbero che Ibla fosse, diciamo, meno caotica, più a misura di abitante di Ibla. Cosa è successo? La foto è lontano, però guardate, allora, come è pensabile che in questa strada, che è la circonvallazione di via Ottaviano a Ibla, ci siano le macchie da una parte, le macchie dall'altra, il pullman, e quella che vedete, non so se si può capire bene, se si allarga, eccola, quella è un'autoambulanza. Allora, se a un certo punto il pullman turistico si trova con un'ambulanza, chi è che fa marcia indietro? Ma come può fare marcia indietro il pullman che dietro c'ha macchine, cose? È l'ambulanza, ma l'ambulanza avrebbe diritto ad avere la precedenza, c'è qualcuno che bisogna andare a prendere, insomma queste cose vengono segnalate oggi da Comibleo, che, per dire la verità, lo aveva detto più volte,
Cioè, era una cosa che era stata segnalata più volte, quindi non è che, oh che novità, e ci hanno fatto vedere immagini del pullman che andava indietro, ci hanno fatto vedere dei blocchi, insomma, possibile mai che non siamo in grado di risolvere questo problema? Cioè, è veramente impensabile, chiediamo a chi ha città più difficili delle nostre da controllare, alla fine Ibla, ce ne sono tante città che hanno lo stesso problema, pensate in Toscana, quelle che stanno sui cucuzzoli tipo Montepulciano, come si fa in quei posti? Ecco, credo che su questa cosa il sindaco, che ha già scritto un comunicato dicendo avremo maggiore interesse, ora vediamo di che cosa si parla, dovrebbe perderci un po' di tempo, dovrebbe fare davvero un gruppo di studio, perché questa briga se l'era presa Ciccio Barone, aveva fatto allargare un po' la strada, ma non credo che avesse avuto poi grandi successi, quindi l'idea era quella di fare comunque la circonvallazione, che poteva essere una delle spese del PNRR, magari invece di pensare alla pista ciclabile che a me mi piace tanto, poco, io non ci vado in bicicletta, ma se avessimo pensato a fare davvero la circonvallazione, quel pezzettino che ci porta dal Signoruzzo ritrovato ad uscire poi su Via del Mercato o sotto o sopra Via del Mercato, avremmo risolto i problemi di Ibla. Allora manca la strategia o non manca la strategia? Perché queste cose sono assolutamente importanti. Se tu mi permetti di circolare bene, mi fai in modo che a Ibla si stia meglio. Questa è la realtà. Intanto il sindaco dice che ha prestato maggiore attenzione, per esempio, alla raccolta dei rifiuti, perché ha mandato un comunicato in cui dice: memori di quello che è successo nel passato, oggi ci siamo messi tutti quanti a studiare come migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti in alcune zone, soprattutto la zona di Ibla e di Maria di Ragusa. Allora, hanno aumentato le ore, questo ci fa piacere, poi hanno fatto anche, questo è interessante, delle isole ecologiche mobili, cioè hanno creato dei punti di raccolta per gli esercizi commerciali che sono a ridosso del centro storico e sono mobili, ci sono a disposizione, poi vanno a scaricare la roba e tornano il giorno dopo. Questa è una cosa interessante e devo dire che questa sarà molto apprezzato dai residenti di Ibla e di Marina di Ragusa. A proposito di Marina di Ragusa, voi sapete, e io lo saluto, che c'è il nostro Giovanni Gulino, che è un ragazzo simpaticissimo, purtroppo ha una disabilità, e oggi ci ha chiesto di poter parlare proprio su quelle che sono le difficoltà per un disabile che comunque ha le sue, si può muovere perché ha la sua piccola motoretta, sedia a rotelle che si muove, è un ragazzo che scrive poesie, è un ragazzo che voleva lavorare, ha fatto mi pare per un po' il centralinista o il magazziniere, non mi ricordo, insomma è un ragazzo che vuole muoversi, ma purtroppo le città, quelle poi turistiche, non sono a misura di disabilità. Gli abbiamo chiesto quali sono i problemi per un giovane che ha i suoi problemi, vediamo. Inizio col fare gli auguri alla rieletta amministrazione comunale che si... migliorie per i disabili ce n'è ancora da fare. E per quanto riguarda il trasporto, io ho preso l'autobus il giorno 3 gennaio da Casuzze, mi hanno dovuto portare a Marina perché poi per scendere da Ragusa c'era l'autobus senza pedana. Allora, sta storia si deve finire. Tutti gli autobus, sia urbani che extraurbani, devono essere muniti di pedana. Ora chiedo all'amministrazione così, pregiatissima amministrazione così, le chiedo cortesemente con tutto il cuore di avere un'interlocuzione con la regione affinché vi possa essere un accordo tra comune e regione che faccia munire gli autobus urbani ed extraurbani di pedana. Quindi per fare questo il comune si deve interfacciare
con la regione e spero che questa cosa venga fatta il prima possibile. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, si parla di abbattimento di barriere architettoniche dall'89 e in una legge del 92 il loro abbattimento è pur sancito. La Costituzione ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine pubblico, economico e sociale che impediscono la realizzazione della persona umana. Non è possibile che nel 2023 io non posso entrare in nessun locale pubblico di Marina di Ragusa, anche se privato. Per quanto riguarda le famiglie dei disabili, sia disabili fisici o disabili mentali, devono essere loro a prendersi cura dei loro figli per far sì che i loro figli facciano parte di questa corrotta società. Dovete fare in modo che i vostri figli, sia essi con disabilità fisiche che psichiche, facciano una vita normale come gli altri. Ve lo dice uno che dei disabili psichici aveva paura. Una situazione che mi lascia con la mare in bocca è che io vedo a Marina di Ragusa disabili di ogni genere, sia fisici che mentali, sono d'estate e in tutte le altre stagioni dove sono. Questa situazione mi lascia un po' con la mare in bocca, perché i disabili dovrebbero fare vita sociale in tutte le stagioni della loro vita e non solo d'estate. Quindi se i disabili con le loro famiglie mi vogliono conoscere, io sono disponibile tramite Teleblea, prendo il mio contatto in redazione, ad ascoltare i loro problemi e ad accoglierli a braccia aperte, perché è giusto che si facciano avanti. Se hanno problemi io li posso accogliere ascoltando i problemi che hanno anche loro e non vedendo solo i miei. Io vorrei che per cambiare la società i disabili facessero più vita sociale, perché veramente per come la vedo io ne fanno veramente poca vita sociale, o perché possibilmente non hanno possibilità o perché non sono stimolati ad uscire. Per questo dico che le famiglie dei disabili dovrebbero fare la loro parte, stimolandole a fare la vita, una vita più normale possibile. Per quanto riguarda invece le esperienze che ho fatto io, la vita mi ha dato l'opportunità di girare un cortometraggio sulla mia vita che si chiama Il coraggio di raccontarsi, che uscirà al cinema a settembre. Se avete l'opportunità, venitela a vedere. Parlo della mia vita e della mia disabilità. Quello che voglio dire agli altri è che non ci sono limiti per vivere una vita normale, ognuno nei limiti delle nostre potenzialità. Io ho scritto una poesia per quanto riguarda la disabilità e si chiama Motivazione, e dico ai giovani disabili e non che solo quando si scopre davvero ciò che piace ci si può sentire realizzati. E quando si scopre, quando un disabile o un normodotato scopre davvero ciò che piace, diventiamo tutte, nessuno escluso, persone dalle straordinarie qualità. La poesia si chiama Motivazione. Vabbè, avete sentito le richieste di Giovanni Gulino, che in qualche modo cerca di uscire dal suo piccolo, dove viene costretto dalla sua disabilità. E a proposito di Marina di Ragusa, dobbiamo dire che si sta preparando alla stagione. Certo, non è questo il tempo, abbiamo visto che magari forse sabato una bella giornata, ma in questi due giorni vento e pioggia. Però io faccio i complimenti agli amici della Proloco Mazzarelli, perché stanno già preparando un programma per l'estate. Certo, è il programma preparato dalle Proloco, che siamo delle piccole realtà, ma se le amministrazioni si rendessero conto che è molto importante avere dei progetti culturali seri. Ora, io non voglio certo andare a paragonarci con, ti posso dire, Taormina, però guardate, Taormina e ti fa il Taobook,
e ti fa il teatro, dice, ma noi non ce l'abbiamo un teatro greco. Sì, ma noi abbiamo Donna Fugata, guardate che Donna Fugata, fatto bene, non vi dico che è meglio del teatro greco, ma quasi. Cioè, se avessimo investito poche lire, parlo di 20.000 euro, sullo spiazzo antistante al castello di Donna Fugata, ma sarebbe stato comodo, bello, non certo con 2.000 persone come si fa a Taormina, ma sarebbe stato bello fare delle cose anche a Donna Fugata. Allora, noi non abbiamo nulla, non abbiamo un festival come si deve, non abbiamo una rassegna di libri, siccome no, ci abbiamo a tutto volume. E io sono d'accordo, a tutto volume è una bella iniziativa, lo abbiamo detto, ma non è del comune, è un'iniziativa privata di uno che gestisce le sue cose un po' come vuole lui, ma senza poter mai fare una progettazione, una programmazione. Noi abbiamo bisogno di questo. Ora io chiedo al sindaco, oggi già vorrei sapere cosa facciamo nel 2024, perché oggi siamo al 1° di giugno, quindi la gente già dovrebbe sapere cosa può fare nel 2024, a gennaio, a febbraio, a marzo, aprile, se vogliamo diventare una realtà turistica culturale. Queste cose, dice, chi lo fa? L'assessore alla cultura. Ora qui abbiamo un grande problema, chi sarà l'assessore alla cultura da noi? Guardate che questa è una sfida. E come si chiama l'amico Peppe Cassì, questa sfida l'ha raccolta e deve darci conto e ragione, perché oggi lui ha il compito assoluto di stare con noi e combattere con noi per fare in modo che questa cosa sia davvero, che Ragusa diventi una città in tutta, almeno la Sicilia, conosciuta. Ora vi lascio con due servizi, uno riguarda Pozzallo, c'era un problema di funzionari, sembra che in qualche modo si stia risolvendo, c'è il sindaco che parla con Giovanna Cannizzaro e poi lo sport. Grazie, ci rivediamo con le prossime edizioni con il nostro telegiornale di Libera. Ciao a tutti. Non c'è pace per la pianta organica del comune di Pozzallo. La mancanza di figure dirigenziali dopo le continue dimissioni dei mesi scorsi ha bloccato le attività degli uffici comunali. Il comune marinaro fino alla settimana scorsa non disponeva di alcuno dei 4 dirigenti previsti in organico né del segretario che dopo una brevissima permanenza ha lasciato l'incarico. La mancata presenza di dirigenti che firmino mandati di pagamento, atti di gara ed altro non ha permesso un regolare svolgimento delle attività amministrative. Eppure il comune di Pozzallo è un ente sano dal punto di vista economico, con a disposizione numerose risorse per progetti importanti, e la vacatio di tutte le posizioni dirigenziali ha creato seri problemi. A dire del sindaco, la colpa è da attribuire ad una opposizione politico-sindacale che di fatto blocca la macchina amministrativa. Ma il rispetto dell'avversario politico dovrebbe essere uno dei tratti distintivi della democrazia. Oggi purtroppo l'attività di discredito di un politico viene consumata davanti all'opinione pubblica attraverso l'uso di tutti i mezzi a disposizione, purché abbiano la forza di intaccare l'integrità morale di un politico al fine di screditarlo totalmente. Ma il primo cittadino pozzallese a Matuna non demorde. Dopo lo stop dell'iter concorsuale dello scorso 24 maggio per il reclutamento di un dirigente per l'area finanziaria e di uno per quella tecnica, le cui prove scritte sono state annullate, ha chiesto al prefetto di Ragusa l'utilizzo temporaneo di 2 dirigenti. E così già da ieri sono arrivati a Pozzallo il dottor Peppe Sulsenti dal comune di Vittoria
ed il dottor Giuseppe Puglisi dal comune di Ragusa, che un giorno alla settimana per un mese, salvo proroga, assicureranno il completamento di attività urgenti al fine di garantire la continuità amministrativa. Ma sulla complessa vicenda ascoltiamo il sindaco di Pozzallo, il dottor Roberto Ammatuna. La situazione che si è creata a Pozzallo è stata veramente grave in questi ultimi mesi, nel senso che dopo anni di esposti, denunce, interrogazioni strumentali, si è completamente distrutto e azzerato il vertice burocratico dell'ente. Chi viene a Pozzallo sta qualche mese e poi magari va via subito perché è intimidito e spaventato da questa quantità industriale di esposte, di interrogazioni contro i dirigenti stessi. È come se ci fosse un'organizzazione in questa città che mira ad azzerare i vertici burocratici dell'ente per non farla lavorare e quindi per di fatto favorire l'illegalità. Noi abbiamo esposto questo tipo di situazione al Ministero e al Prefetto di Ragusa, che si è impegnato tantissimo, si è messo in contatto col Sindaco di Vittoria, col Sindaco di Ragusa, per fare in modo che potessero essere utilizzati nella città di Pozzallo due dirigenti, uno dell'area finanziaria, il dottor Pippo Sorsente di Vittoria, e un altro dirigente dell'area amministrativa, che è il dottor Puglisi del comune di Ragusa. Abbiamo formalizzato tutti gli atti nella giornata di ieri. Nel frattempo è arrivata la disponibilità di un segretario comunale, il dottor Jacopino, della provincia di Messina, che ha manifestato la disponibilità a venire a Pozzallo. Nella giornata odierna abbiamo approntato tutti gli atti e aspettiamo una conferma della prefettura di Ragusa. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il dottor Puglisi ha emanato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per venire a Pozzallo due dirigenti, uno dell'area finanziaria e uno dell'area tecnica, così come consentito dalla commissione di stabilità. E nel frattempo sono partite le richieste ad alcuni comuni della Sicilia per l'utilizzo delle graduatorie per alcune categorie B, e in special modo istruttori direttivi dell'area della vigilanza, istruttore direttivo dell'area amministrativa, istruttore direttivo dell'area tecnica, quindi cinque figure complessivamente che sono importanti, e un altro istruttore direttivo della categoria D. Quindi si sta mettendo in moto un meccanismo che mira a dare all'ente una struttura apicale senza la quale non si va da nessuna parte. D'altronde io avevo già messo nel mio programma elettorale al punto numero uno il potenziamento della macchina amministrativa. Questa è una città che in questi 5 anni è cresciuta tantissimo, è cresciuta tanto, e vuole costruire veramente in questi ulteriori 4 anni un grande sviluppo economico nella nostra città. Ma tutto ciò è possibile se si ha un vertice burocratico dell'ente degno di questo nome. Noi vogliamo guardare con ottimismo al futuro, abbiamo una giunta, una maggioranza fatta di uomini e di donne che hanno un grande amore verso questa città, e noi pensiamo che alla fine di questo nostro mandato, che avverrà fra poco più di 4 anni, possiamo consegnare una bella città con un grande sviluppo economico e quindi con una grande prospettiva a tutti i nostri concittadini. Purtroppo stasera devo aprire questa breve chiacchierata sullo sport con una notizia tristissima. Quello che vedete alle mie spalle è l'immagine di Santo Palma, che è stato per 2 volte il direttore generale del Ragusa, che è morto improvvisamente. Una persona con la quale mi è capitato di avere rapporti proprio per motivi giornalistici al campo, è stato sempre cortese, rispettoso, è stato sempre ognuno nel rispetto dei ruoli. Le mie sentite condoglianze di Telebrea, innanzitutto alla famiglia e poi anche alla società, perché sicuramente è una grossa perdita per il calcio siciliano in generale. Passiamo a cose decisamente più allegre e parliamo di passa l'acqua. Avete sentito che man mano il roster del prossimo anno, dato che, ripeto, ci sarà di nuovo Lino Lardo e con il ritorno di Romano come vice, dicevo che era chiaro che l'allenatore della nazionale, che ha voluto anche in panchina, diciamo, il suo vice, il membro, il,
la punta del suo staff, quest'anno ha deciso di farsi la formazione, relazione sicuramente al budget, a un certo budget, ma anche, se, come dice lui, l'anno scorso è subentrato in corsa, quindi se l'è trovata fatta. Diciamo che vi dico subito che della squadra dell'anno scorso rimarrà solo una giocatrice che poi ha giocato 5 partite solo perché si è infortunato, ovvero sia Juskait, perché tutte le altre sono nuove, anche se nel caso, come sapete, di Laura Sprirafico e di Maria Miccoli, la quale finalmente non ci farà 20-22 punti quando gioca contro il Ragusa, sono dei ritorni graditi, perché sono due giocatrici di notevole valore che hanno lasciato un ottimo ricordo. Allora, diciamo, oltre a Juskait, oltre a Sprirafico, a Pastrello, l'arrivo del Play Milazzo, che è una giocatrice siciliana che si è comportata benissimo in tutti questi anni in giro per l'Italia, e Maria Miccoli, proprio oggi è stato ufficializzato, anzi è stato dato notizia dell'arrivo di Odera Chidom, che è una giocatrice con passaporto americano e nigeriano. Quindi a questo punto abbiamo due straniere su quattro, una comunitaria e una extracomunitaria, e quattro italiane. Una cosa è chiara, io vi dico subito, non ci saranno, ripeto, giocatrici più dell'anno scorso, quindi la squadra è stata non modificata, completamente smantellata. Sapete che è andata via Romeo, è andata via anche il capitano Chiara Consolini, che ha preferito, piuttosto che il ruolo che aveva fatto un po' Ria Valerio eccetera eccetera, provare a giocare ancora. Noi ovviamente le auguriamo le migliori fortune. Diciamo che questo Ragusa, salvo imprevisti, dovrebbe finalmente essere avere una squadra con 10 giocatrici. Ne ha avuti sempre 8, 2 ragazzine, 7, 2 ragazzine, poi gli infortuni in certi momenti ne ha avuto anche meno. Dovrebbe essere così, per quello che di mia conoscenza sono state praticamente completate anche gli acquisti delle due straniere, che saranno comunicati a breve. A questo punto, dunque, 3, 6, 2, 8, mancherebbero ancora due italiane, che penso che in breve saranno prese, quindi in tempi molto molto rapidi, sicuramente molto più rapidi rispetto a quelli cui siamo abituati, la squadra potrà essere tutta a disposizione del coach della nazionale di Lino Lardi, il quale potrà così cominciare nei tempi giusti la preparazione e cercare di ridurre anche quel gap, quel divario iniziale che è stato sempre un po' il tormento del Ragusa dalla Passalacqua, prima per le Supercoppe eccetera eccetera, per le prime partite. Si sta lavorando e bisogna darne atto e complimentarsi con la società e segnatamente con i fratelli Passalacqua, per dopo l'anno scorso che non si poteva fare molto di più, ma che comunque senza dubbio è stata una stagione che è andata in modo meno positivo di come si sperasse, non che sia stata del tutto negativa, anche perché c'è stato un mucchio di guai, una serie di problemi eccetera, però oltre lì non si è andato. Quindi quest'anno si ha intenzione di fare un campionato diverso, ovviamente in meglio, e si sta cercando di allestire un roster altamente competitivo. Questa Juskait era un giocatore titolare della nazionale lettone, che già aveva fatto vedere di essere un giocatrice di ottimo livello. La Chisholm ha giocato in America, ha disputato le Olimpiadi, ha giocato con la nazionale nigeriana, ha giocato benissimo nelle coppe europee, ha giocato in Francia, ha giocato un po' dopo, quindi una giocatrice di alto livello. Ma ora probabilmente arriverà a breve un'altra comunitaria, chiaramente di solito le comunitarie quando si prendono dai paesi dell'est, e poi l'americana. Io direi che si può, poi anche le italiane, si può davvero sperare su una squadra che possa rinverdire, usando un termine strabusato, rinverdire i fasti della Passalacqua e riportare il pubblico, c'è sempre stato, ma l'entusiasmo del pubblico, anche perché soprattutto per i primi tempi ci sarà la curiosità di vedere tutte queste giocatrici nuove. La Passalacqua ha sempre lavorato cambiandone abbastanza, ma 4-5 non di più, quest'anno ne cambierà 9-10, potremmo dire anche 10-10, che la Juskait si è vista per l'infortunio grave con la sua nazionale pochissimo, quindi devo dire che sinceramente si prospettano tempi non solo buoni, questi lo speriamo, ma sicuramente di questo ne posso essere
certissimo, non certo, molto molto interessanti. E questo direi che forse è il momento giusto per una iniezione di entusiasmo, anche di, così, di novità di, per questa squadra che rimane davvero nel cuore dei ragusani. Quest'anno, ricordiamoci, purtroppo la Virtus al momento non riuscirà, non dovrebbe poter far parte della, diciamo, Serie B, la principale, ma poi non so, la pallacanestro queste cose non si sanno mai bene, il calcio si è salvato, staremo a vedere, ancora non c'è nessuna notizia, sappiamo solo che si sono dimessi per ragioni personali, di lavoro eccetera, tra i dirigenti. Io credo che bisognerà ancora aspettare un po' di tempo prima di sapere le prime notizie dal tecnico in poi. Intanto, come vedete, l'anno prossimo avremo anche l'Agragas, quindi si prospetta un campionato anche nella Serie D estremamente interessante. Lo sport ragusano va seguito e diciamo che ci sono tutte le premesse, lo farà lo stesso, cercherà di fare molto bene anche il rugby, ci sono tutte le premesse per una prossima stagione veramente da vivere con piacere. Vi saluto.